In questa puntata di Senza Bavaglio vorrei fare un po' delle riflessioni sul quadro politico nazionale e cercare di capire perché c'è questa escalation della Lega di Salvini. Secondo me la Lega vince e stravince ed è straripante più che per meriti propri, per demeriti altrui. Infatti la Lega si erge, domina, stravince in un quadro di nullità pressoché assoluta da parte delle altre forze politiche e da parte delle coalizioni in genere. Pensate per esempio, analizziamole una per una, così abbiamo un quadro più chiaro. Iniziamo dai partner, il Movimento 5 Stelle, partner di governo, un movimento che ha il 32%, ha conseguito mi pare il 32%, 32-33% alle ultime politiche, una Lega ferma al 17% che è pure un risultato ottimo, però di fatto è la Lega che porta i pantaloni, è la Lega che governa. Il Movimento 5 Stelle fa il cagnolino e si appiattisce sulle posizioni della Lega, che è paradossale. Una forza col 33% che si sottomette ad una forza che ha solo il 17%. E questo denota, l'ho già detto altre volte, il livello, proprio l'inconsistenza politica di Di Maio e compagni. Quindi un Movimento 5 Stelle soggiogato dalla Lega, fuori uno. Andiamo al centro-sinistra. Quando parliamo di centro-sinistra parliamo di PD, perché poi intorno al PD sono rimasti solo cespugli, sono rimasti solo ramoscelli, sono rimasti solo erbette, perché forze politiche inconsistenti da prefisso telefonico. Il PD ha avuto, viene da fuori da una catastrofe politica, un Renzi al 40% che in pochi anni si riduce al 17-18%, porta il PD a queste percentuali, eppure Renzi, dopo questa catastrofe, non ha l'umiltà di sparire dalla circolazione. Il PD è un movimento, è una realtà politica che andrebbe completamente riformattata, azzerata, bonificata. Dovrebbero sparire le cariatidi che l'hanno portato a questa, a questi risultati catastrofici, mai verificatisi, perché poi siamo arrivati al punto che in Italia non esiste più la sinistra e le colpe sono anche e soprattutto di Renzi e di una classe politica che non sa appunto rigenerarsi. Ora stiamo assistendo alle baruffe per quanto riguarda il prossimo congresso, per chi otterrà per chi diventerà segretario nazionale. I concorrenti Martina, Zingarelli, Minniti, tutti soggetti di basso profilo politico, non sono e non saranno mai dei leader. Cioè, di cosa stiamo parlando? Un PD che c'ha sempre come padre padrone Renzi, c'ha altre figure mediocri e poi diciamo che per Salvini diventa facile riconoscere le malefatte del precedente governo, che sono state tantissime, e parimenti Salvini ha la capacità di, così contemporaneamente, ha la capacità di dire agli italiani quello che gli italiani vogliono sentirsi dire, in buona sostanza. In questo senso è un grande comunicatore. Quindi, ricapitolando, Salvini cancella i 5 Stelle, li umilia, li rende cagnolini, i pentastellati. Un PD inconsistente per far nascere e far crescere una sinistra in Italia, forse ci vorranno almeno 15 anni, minimo 15 anni, ma se queste sono le premesse andremo a 20 anni, perché ripeto, queste figure Martina, Zingarelli e Minniti sono poca cosa. Un centrodestra che non esiste più, perché esiste ormai Forza Italia, esiste solo Forza Italia, che sta scendendo di percentuale, è arrivato al 6-7%, questo è il valore di Forza Italia. Un Berlusconi che ormai ha perso persino, non è neanche, diciamocelo, molto lucido. E quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un centrodestra che è stato fagocitato dalla Lega, e diciamo che la Lega è il 70-80% del centrodestra,
con una Forza Italia ormai ridotta ai minimi termini e con Fratelli d'Italia che è piccola cosa, un partito del 2, del 3% circa. Poi pare che si dovrà anche unire a Fitto per alzare un po' il quorum. Pensate un po', gli eredi della destra che si uniscono ai democristiani. Ma ah, dimenticavo, la sinistra, quella vera, quella pura, tale dovrebbe essere, parcellizzata, spaccata. Penso all'EU, penso a Sinistra Italiana, penso a Potere del Popolo, tutte realtà che sono in guerra tra loro e che però quanto valgono prese singolarmente, messe assieme sì e no. Se li mettessimo tutte assieme, Sinistra Italiana, l'EU, Potere del Popolo, forse neanche al 3-3-5% si arriverebbe. Quindi un'incapacità del centro-sinistra e della sinistra in particolare di dare risposte al cittadino. Vedete, il voto ai 5 Stelle, il voto alla Lega, che sono voti di protesta, sono voti figli di una carenza di programmazione del centro-sinistra, ma soprattutto di una sinistra che non ha saputo essere vicina ai lavoratori, perché in molte occasioni, almeno a parole, per esempio, i 5 Stelle hanno dimostrato di fare quella politica di sinistra che la sinistra, che il centro-sinistra, che il PD, mettiamola così, lasciamo perdere le forze di sinistra minoritarie, che lo stesso PD, quelle risposte che lo stesso PD non è riuscito a dare. Per non parlare poi all'interno del PD degli scontri fratricidi che ci sono. Penso per esempio a Emiliano, gli scontri di Emiliano con Renzi e con gran parte del partito. Emiliano che alla Regione Puglia per le prossime elezioni sta facendo l'arca di Noè e sta facendo una coalizione in cui mette di tutto e di più, forze di destra, di sinistra e quant'altro. Gli manca solo Casa Pound. E in questo marasma, in questa situazione di mediocrità assoluta, è ovvio che poi Matteo Salvini sguazzi, perché come ho detto prima, Matteo Salvini sa usare il linguaggio che l'italiano vuole, fa sì che sa dire al cittadino quello che il cittadino vuole sentirsi dire. Vi faccio un esempio stupido, che rende l'idea però. È circolato un audio, una parte di intervento di Salvini in cui dice: sono stato in una, non ricordo quale città della Lombardia, ho visitato una struttura carceraria, agenti penitenziari che operavano in situazioni incredibili, sotto organico, senza mezzi e quant'altro. Salvini dice: ma rendetevi conto che in questa struttura carceraria molti detenuti, per i lavori, i lavoretti che fanno, per il lavoro che svolgono, prendono 1.000 euro al mese. L'agente penitenziario prende 1.200-1.300 euro. Considerando che ai detenuti diamo da mangiare, bere e dormire e gli diamo anche 1.000 euro, dice Salvini, qui c'è qualcosa che non funziona. L'agente penitenziario che viene malmenato, che rischia la vita e che quasi in proporzione prende di meno rispetto al detenuto. Ecco, quella di Salvini è stata una estremizzazione voluta, però quando uno sente quelle cose dice: come possiamo dargli torto? È lo stesso discorso che fa sull'immigrazione. È chiaro che cavalca una tigre che piace agli italiani, perché l'italiano dice: ma se io sto morendo di fame, come posso aiutare appunto l'immigrato? Quello di Salvini è un discorso semplicistico perché fa il furbacchione, però ha l'intelligenza di speculare, tra virgolette, su un italiano che vuol sentirsi dire queste cose e lui cavalca questa tigre. Certo, parla sempre di immigrazione, ora va di moda il discorso della legittima difesa, delle normative relative alla legittima difesa, però poi non è che per 5 anni, per gli altri 4 anni e mezzo a venire, Salvini potrà parlare sempre di legittima difesa, sempre di immigrati. Ci sono le problematiche grosse, penso innanzitutto all'occupazione. E lì probabilmente il consenso calerà, ma non so fino a che punto, se in Italia ci sarà
continuerà ad esserci un centro-sinistra e una forza di sinistra predominante, di centro-sinistra predominante come il PD, inconsistente, ed un centrodestra che ormai non esiste più, esiste solo in buona sostanza la Lega con Berlusconi che è ormai ai titoli di coda. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.